Avevo dei peccati nella mia vita che mi tenevano lontano da Dio, anche se ero piccolo non mi rendevo conto di quello che facevo, ma il peccato è un qualcosa che ti rende lontano da Dio, ti tiene lontano e soprattutto ha una conseguenza terribile che è non solo la morte ma la separazione eterna da Dio e l'inferno. Ma grazie a Dio perché veramente ha provveduto una soluzione. Io posso dire non solo il Signore mi ha fatto sentire il perdono quando ho gridato a Lui, quando gli ho chiesto perdono, ma ha spezzato le mie catene. Si parlava tanto in questi giorni, anche tra noi in questi mesi giovani mi ha parlato delle paure. E io posso dire che il nostro Dio è un Dio che spezza le catene, che toglie le paure. E veramente se c'erano dei vizi con chiunque potete sentire, se c'erano dei vizi Dio toglie ogni cosa, toglie ogni forma di peccato e soprattutto ci cambia il cuore, ci dà dei nuovi desideri, dei desideri di cercare Dio, qualcosa che in questo mondo non esiste ma che Dio mette in noi. Voglio testimoniare soprattutto di quello che il Signore sta facendo nella mia vita, perché non solo il Signore ci cambia, ci salva e ci promette la vita eterna, ma il Signore è un Dio che ci porta avanti tutti i giorni ed è un Dio che ha promesso di starci accanto in questo cammino che è la vita. Io sono molto giovane, sto intraprendendo diversi studi, grazie a Dio mi sono appena laureato in una laurea triennale breve e se Dio vuole voglio continuare a studiare, ma io posso testimoniare di come nel Signore ho trovato un punto di riferimento. Pensavo prima una domanda che mi viene da sporgere a chi magari non ci ha mai sentito: su cosa stai fondando la tua vita? Su cosa, qual è quello su cui stai fondando la mia vita? Io posso dire che nel Signore ho trovato un fondamento certo, posso dire che nel Signore ho trovato un aiuto, è Lui che veramente mi sostiene. Io ho visto delle cose che possono sembrare anche banali, ma ho visto veramente la sua mano in tutto quello che ho intrapreso. Il Signore dice che quando lo cerchiamo, quando ci dilettiamo nelle sue vie, nel fare la sua volontà, il Signore ci fa prosperare in ogni cosa. E io posso veramente riconoscere che nel Signore ho trovato l'unica fonte di quello di cui ho bisogno, e soprattutto è Lui che dà la forza per andare avanti. E volevo leggervi un verso in Salmi, Salmo 119, che parla soprattutto della parola di Dio, e dice un verso che è molto importante per noi giovani. 119, versetto 9: come potrà il giovane rendere pura la sua via, badando essa mediante la tua parola? E veramente posso testimoniare di come ci sono tante distrazioni, tante tentazioni nella nostra vita, nella mia vita, ma posso dire che questo libro, la parola di Dio, è veramente un qualcosa che ci dà, è una guida per noi, è la nostra bussola, e leggendola il Signore mette in noi dei pensieri nuovi, mette in noi dei nuovi desideri e soprattutto ci fa continuare ad avere la fede che un giorno potremo vederlo faccia a faccia, la fede che questo qui è solo una vita passeggera dove ci sono tanti ostacoli, tante difficoltà, ma che il Signore ci ha promesso qualcosa di più grande nel cielo. Io vi invito veramente a cercare il Signore, perché il Signore ha promesso tantissime cose nella sua parola, ma una cosa che promette sempre: cercatemi, io mi lascerò trovare. Se voi mi cercate con tutto il cuore, io mi lascerò trovare. E vi voglio lasciare anche una frase che io ce l'ho molto nel cuore, e di una predica molto, a me molto cara, che dice: ci sono solo due tipi di persone nel mondo, e questo vale per tutti, quelli che cercano Dio e quelli che non lo cercano. E io prego che veramente noi possiamo essere tra quelli che cercano il Signore con tutto il cuore. Il Signore ci benedica.